Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Clifford Game. Eccoci qui con un altro episodio della serie di SnowRunner. Allora, riprendiamo subito esattamente da dove ci siamo lasciati. Sto registrando un po' di episodi di fila, quindi non allarmatevi se non vi sto rispondendo o seguendo i consigli che mi potete dare nei commenti. Però sapete, mi sta abbastanza infoiando questo gioco, quindi io sto andando dritto per dritto, Allora, dovevamo fare il carico qua alla fattoria. L'ultima volta non è stato proprio semplice con questo camion entrare e uscire dalla fattoria, ma insomma abbiamo accumulato un po' di esperienza. Vediamo se ce la caviamo stavolta. Allora, pronti. Gestione carico. Consumabili 1 e 1-2, se non sbaglio, perché se guardiamo comunque il contratto. Ragazzi, io spero che il gioco vi stia continuando a piacere. Siamo soltanto agli inizi. È vero che nello scorso non abbiamo fatto delle grandi consegne, ma come vedete sto già recuperando con gli interessi. Ci sto mettendo alla prova con questo camioncino, che è il più scarso che abbiamo, però al momento è anche il più economico. Guardate che figata, ragazzi. È bellissimo il Michigan in questa veste autunnale. Io spero che la direzione sia quella giusta, perché sto andando un po' a sentimento, più che altro anche un po' a memoria, dato che l'abbiamo comunque fatta dall'altra parte l'altra volta, questa strada. Mazza, che piantata che si è dato su questo terreno. Allora, vediamo. Non voglio fare cavolate. Va bene, perché qui poco più avanti in realtà c'è il ponte che abbiamo costruito e siamo di nuovo sull'asfalto, quindi bene così. Le mappe, ragazzi, sono diventate gigantesche. Cioè, considerate, avete giocato a Spin Tires? Vi sembravano grandi quelle mappe lì? Perché effettivamente poi lo erano, queste lo sono ancora di più. Quindi tanta roba. Ok, allora qua passiamo sopra il ponticello che abbiamo costruito noi. Bene. Vabbè, sull'asfalto dei problemi non dovremmo averne un po' con nessun mezzo. Quindi l'unica cosa che devo cercare di vedere, dov'è il punto di consegna? Ok, è là nel deposito. Scusate signori se faccio parecchie volte avanti e indietro con la mappa, ma come vedete a schermo non è che abbiamo molti altri riferimenti. Adesso sì, mi segna il punto di deposito, però insomma preferisco stare sul sicuro. Allora, come detto, qua andiamo di violenza, qua tiriamo giù tutto. Ale! Così, con cattiveria. Occhio, si è preso un'imbarcata. Mazza la botta che abbiamo tirato alle sospensioni. A momenti le scassavamo. Cioè, in realtà le abbiamo praticamente scassate. Ma finché vanno tanto bene, dobbiamo stare attenti a fare queste troiate, perché poi rimaniamo a piedi e dopo ci tocca di ricominciare tutto. Sì, non che il ritmo del gioco sia particolarmente veloce, signori, quindi dobbiamo cercare di rimanere sul pezzo. Stavo andando dritto perché stavo mettendo a posto un attimo il microfono. Ok, allora, la prima consegna tutto sommato è stata abbastanza semplice. Quella che mi preoccupa di più in realtà è la consegna dei tronchi che dovremmo fare adesso. Oddio, ce l'abbiamo fatto una volta, mi auguro di farcela anche una seconda. Cioè, in teoria più vado avanti più dovrei impartire nel gioco, più che diventare una schiappa. Ma non si sa mai, non si sa mai. Sono sempre in tempo anche a regredire. Allora, eccoci qua. Ale, gestione carico. No, non devo in realtà caricare, ma devo scaricare. Me lo consenti? Rimuovi carico. No, aspettate, come si fa? Ok signori, sono arrivato, sono tornato indietro, ho rifatto il carico, sono tornato qui e sti cazzi, come vedete si è fatto anche notte nel frattempo, quindi consegna questi e vaffanculo. Adesso via subito, andiamo a raccogliere, accendiamo la luce intanto, così anticipiamo un attimo le tempistiche. Andiamo subito a raccattare anche le assi di legno. Ok, eccolo qua. Gestione carico, assi di legno, piazzane due e via che si va.
grandissimo. Parti. In teoria ce la possiamo fare. Già ce l'abbiamo fatto una volta, quindi confido anche nella seconda, stando attenti a non ribaltarci. Mamma mia, che rischio. Abbiamo fatto un po' con cattiveria, eh. A volte in questo gioco la fretta si paga. Ma con che arroganza che sale. Oh, vabbè, signori, allora è stata tranquilla come cosa. Pensavo peggio. Guardate come sale Spavaldo in quarta marcia su 5. Ci piazza pure la quinta adesso. Ok, forse questo era il contratto più semplice che potessimo fare al momento. Ci servono anche parecchi punti esperienza, perché finché non saliamo di livello non possiamo neanche sbloccare roba. Ok. Voltalo. Ma possiamo anche inforcare al contrario, perché intanto abbiamo visto che c'è l'ingresso sia da un lato che dall'altro. Giusto? Occhio, perché siamo arrivati. Ok. Ottimo, così gestione del carico e scaricale. Ok. Consegna il deposito al deposito del cittadino, rimorchio con carburante. Ecco, questo è un po' il problema. Allora, il rimorchio con carburante io lo andrei a prendere con l'altro camioncino piuttosto che con questo. Quindi con questo facciamo un recupero. Ale. E ce lo rispediamo in garage. Poi, in realtà non so se per agganciare il rimorchio mi serva. Fatemi capire. Vabbè, proviamo a mettere quello per rimorchi pesanti e poi vediamo. Non ne sono sicurissimo, signori. Ma noi ci dobbiamo comunque provare a essere aggressivi. Accendiamo le luci. Potremmo anche comprarlo, ma sinceramente se possiamo risparmiare, come detto, lo facciamo e ci facciamo piuttosto una qualche missione in più. Occhio perché questo qua squiscia. Un po' più leggerino rispetto all'altro. Allora, di qua devo andare sulla destra e poi subito a sinistra. Quindi di qua. E poi ci dobbiamo buttare qua a sinistra. Non so quanto, ma mi sa parecchio. Almeno, credo, eh. Di qua. Pessima idea, signori. Ah, c'è il differenziale anche questo. Magari a saperlo prima. Magari non mi sarei impantanato subito. Allora, dobbiamo già andarci con il vericello. Sgancialo là e tiralo fuori. No. Vabbè, come l'ho detto. E dove cazzo lo agganciamo? Qua? Ma viene giù l'albero. Dai che ce la facciamo. Ok, zitti. È andata, è andata. Ok. Allora, in teoria il differenziale non dovrebbe consumare benza, se è come negli altri. Quindi possiamo anche lasciarlo sempre attivo e piuttosto attaccare ogni tanto le quattro ruote motrici. Madonna mia, che strada che è questa. Guarda, aia. Qua invece le ruote motrici vanno messi assai. Trazione integrale. Speriamo di aver messo il giunto giusto, signori.
marcia lunga, ok. Eh no, è che vedevo che non andava avanti, allora mi stavo preoccupando. Ok, adesso abbiamo ripreso, possiamo staccare la trazione integrale. Ale. Allora, qua mi sa che dobbiamo fare il giro. Esatto. Attacca subito prima che ci impantaniamo di brutto. Possiamo passare un po' sull'erbetta, che magari aggrappa di più. Esatto, infatti. Possiamo anche staccare le quattro ruote motrici, perché intanto qua c'è un pochino di asfalto. Ok. Occhio, che ci abbiamo le gomme sporche. Piano. Mamma mia, come squiscia. Allora, di qua dove cazzarola dobbiamo andare a questo punto? Perché noi siamo qui, stiamo andando di là. Quindi attraversiamo qui e poi svoltare subito di brutta sinistra. Fare queste missioni di notte, ragazzi, complicano un poco la vita. Perché vedete, non è che ci si veda moltissimo, Nel dubbio ho ritornato ad attaccare le quattro ruote motrici così da evitare spiacevoli inconvenienti. Mamma mia, che fatica che fa anche questo, signori. Solo perché non abbiamo le gomme da sterrato, Calma, Il più è vedere come tornare indietro. Che all'andata abbiamo capito che ce la possiamo anche fare. Come non detto. Ok, ok, zitti, zitti. Che passo dopo passo arriviamo. Ah, perché il differenziale si attiva solamente con le marce basse. Mentre invece se andiamo a fuoco come stiamo facendo adesso ci attacchiamo al tram. Boia. È grosso questo rimorchio. Allora, proviamo a vedere. Magari non c'era neanche bisogno del giunto, Vediamo. A parte che non abbiamo un grande angolo di sterzata, però vabbè. Ale, ora. Collega il rimorchio. Ale, preso. Mi sa che è vuoto. Rifornisci. Come facciamo a capire se il rimorchio ha o non ha benza? Forse perché dobbiamo vedere se... non lo so. Vabbè, sti cazzi. Andiamo. Sperando di farcela. Non abbiamo una strada alternativa di qua. Ci sarebbe questo passaggio, ma... è a noi sconosciuto. Ok, ok. Ce la facciamo. Per il momento, adesso secondo me tra un po' ci sarà la parte veramente complessa, ovvero la salita. Ci sarà da ridere. Spara il differenziale subito. Siamo già fermi. Posto. Allora, aggancia il vericello. Cazzo, vabbè, ma come possiamo pensare di spostarlo agganciati a quel ramoscello lì? Porca troia. Avviciniamoci al bosco in modo da trovare appigli per la risalita. Grandissimo. Zitti, zitti. Con calma, con calma. Qua ci sarà da ridere. Stiamo vicini al bosco. Grande prova di coraggio per il nostro camionista. Che forse, forse non se la sta cavando neanche troppo male, tutto sommato. Dai, dai che ce la fai. Sii fiducioso.
Sì, comunque mi sa che la cisterna è piena di benza, perché vedete, secondo me è la fluorescenza verde che ci segnala che abbiamo della benza all'interno. Madonna, signori, in salita. Grandissimo così, grandissimo. Guardate con che passo sicuro. Anche se non sembra, ma in realtà se la sta cavando. Adesso il problema sarà sterzare qua, eh. Che è stretto l'angolo di curva. Voltalo. Se non altro siamo arrivati in una zona pseudo asfaltata. Grandissimi, grandissimi. Dai che gli spariamo un po' di... Possiamo anche togliere un po' di trazione integrale, mi sa. Ma forse questa ci fa comodo ancora. Non si sa mai. Comunque qua si trovano nello sterrato, eh. Allora, di là andiamo in città, ma se provassimo ad andare invece... No, se andiamo dritto mi sa che ci buttiamo nella palude. Eh sì, è un cazzo di suicidio. Quindi andiamo verso alla fattoria. In questo modo. Che comunque è già un buon punto, eh. Arrivare in fattoria. Sono situazioni particolarmente lente, però l'importante, come vi dico, non è tanto quanto ci mettiamo. Oddio, ai fini del video sì, ma al fine della missione no. L'importante è arrivare. Occhio. Perché se qua ci ribaltiamo facciamo un macello. Ok, siamo alla fattoria. Comunque posso garantirvi che la cisterna è piena, perché nel tornare indietro mi sono fermato a far benza al camioncino e mi ha detto che il rimorchio è già pieno di carburante, quindi non gliene possiamo fare altro e quindi niente. Sfatato il mistero. Però occhio, perché qua c'è un po' di ploccia, eh. Proviamo a stare un po' sulla destra, che mi sembra un po' più battuta la situazione. Consegne alimentari. Nuovo obiettivo scoperto. Ok. Dovremmo dedicare anche magari una sessione un po' all'esplorazione, perché magari esplorando scopriamo robe, tra cui anche potenziamenti per i nostri mezzi, che non sono male. Così come abbiamo trovato e sbloccato l'installazione della trazione integrale solo scoprendo il nostro garage, insomma, magari scopriamo le gomme da sterrato che ci farebbero particolarmente comodo. Comunque, vabbè, dai, intanto portiamo a termine questo contratto, che una volta che siamo fuori di qua direi che il gioco sia quasi fatto. Quasi, signori, non cantiamo vittoria. Comunque il peso di questo rimorchio si fa sentire. Neanche male che questo camioncino è relativamente leggero, per cui il rapporto peso-potenza è ottimale. Guardate se tira adesso, guardate. Allora, finché possiamo teniamo le quattro ruote motrici attaccate. Tanto abbiamo anche... Beh, qua possiamo anche staccarle, in verità. Abbiamo fatto da poco benzina, quindi con i consumi siamo relativamente a posto. Però qua c'è l'asfalto, quindi con le gomme da asfalto siamo a posto. Vedete come sterza in fretta? Insomma, la devo sistemare un po' questa cosa. Nello sterrato facciamo troppa fatica, quindi rimettiamo le quattro ruote motrici. Cazzo. Perché ci siamo passati parecchie volte con l'altro camion.
e abbiamo scavato, vedete, il solco con le ruote. Merda. Ok, ce la stiamo facendo, Mazza, però è prepotente, questo qui. Cioè, nonostante sia piccolino, ma si difende egregiamente. Cioè, comunque stiamo trascinando un mega cisternone pieno di benzina. Cioè, non è che è vuoto, il rimorchio è pieno. Quindi ha il suo bel peso da trainare. Quindi, sti cazzi. E ci abbiamo pure le gomme da asfalto, quindi proprio nella cattività totale. Se non altro è un quattro ruote motrici con tanto di differenziale, quindi almeno questo qui un minimo ci aiuta nelle fasi più complesse, specialmente nella distribuzione della potenza su tutti gli assi del camionetto. Ok, grande così. Guardate con che arroganza che va sull'asfalto, magari andasse così anche nello sterrato. Ok, ok. Attenzione, si sta alzando parecchia nebbia, guardate, sembra che il gioco sia andato in bianco e nero. Occhio, abbiamo fatto un po' di danno. Sterza. Madonna, che curva aggressiva. Allora, la sterzata è abbastanza bastarda, perché o tutto o niente proprio. Allora, nello stretto è molto comodo il fatto che sterzi in fretta, perché comunque ti permette di fare delle manovre secche, e scattose, violente, come serve appunto quando devi arrampicare una montagna. Ma in altre circostanze, tipo quando andiamo un po' più veloci, è un dito un po' nel sedere. Guardate che figata, signori. Ogni tanto queste inquadrature cinematografiche sono un po' più fighe. Vedete, anche tenere un'inquadratura del genere, per quanto rende il gioco ingiocabile, aia, anche perché andiamo a collidere contro i vari elementi di gioco, insomma. Però comunque è molto figo, secondo me. Allora, mi sento di dire che ce l'abbiamo fatta. È stato un parto cesareo, ma alla fine siamo qua, contenti e soddisfatti quasi. Proviamo a vedere se poi magari non capita il flop proprio alla fine. Speriamo di no. Adesso ce la giochiamo un po' di fino, Occhio, infilalo. No, no, ci siamo arrivati. Ci siamo arrivati, signori, grandissimi. Hai ricevuto una promozione, hai raggiunto il livello 3. Grazie, farà una grande differenza per la gente del posto. È ora di rimboccarsi le maniche e dare una sistemata a questa città. Grandissimo. Grandissimo. Va bene, allora signori, per questo episodio di SnowRunner è tutto, spero che comunque il gioco vi continui a piacere, se il video vi è piaciuto lasciate un like, condividetelo e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, noi ci vediamo con il prossimo appuntamento, nel frattempo comunque mi studio un po' la situazione in modo da partire carichi subito e pronti via, intanto vi ringrazio ragazzi, un saluto a tutti da Clifford Game, ciao!